Ricerca e innovazione su Futuris. Sono dappertutto, ma per gli autobus la strada per il successo è ancora lontana. Metà del trasporto pubblico in Europa è fatto su autobus. Ci vogliono circa 15 minuti per arrivare in centro. L'autobus è ancora recepito come il mezzo di trasporto meno efficiente, meno attraente. A volte le persone si sentono male se viaggiano con le spalle rivolte in senso contrario alla marcia. È impossibile viaggiare quando gli autobus sono pieni e sporchi. L'idea del progetto è nata per cercare di creare quella che si chiama il rinascimento dell'autobus. A Göteborg un nuovissimo tipo di autobus serve lungo la linea 16, la più affollata della città. È un modo per far tornare di moda il vecchio caro autobus, grazie a qualche piccolo trucco. I veicoli infatti offrono il 20% di spazio in più. Questo è il nostro ultimo modello di autobus. Tanto per cominciare abbiamo due nuove ampissime porte scorrevoli in grado di agevolare il flusso dei passeggeri. Abbiamo messo anche dei sedili pieghevoli che potete vedere qui. Ne abbiamo introdotti 15. Durante le ore di punta il conducente può rialzarli. Abbiamo anche posizionato il conducente al centro delle due ruote frontali. Abbiamo spostato più a lato le due ruote, così da creare più spazio. E qui abbiamo posizionato delle nuove cinghie trasparenti, così siamo in grado di portare più luce in questa parte dell'autobus generalmente buia. Sembra molto moderno e bello. È silenzioso e questo mi piace. Credo che anche sia buono avere così tanti posti flessibili. Entrano più persone. È più facile e poi c'è più spazio. Ma cosa pensano i conducenti? Ci sono diversi punti di riferimento. Come conducente ti siedi al centro, mentre in tutti gli altri autobus sei a sinistra. Questo significa che se usi gli stessi parametri di guida dei vecchi autobus, sei almeno a 100 metri di distanza dalla sinistra. Poi è difficile comunicare con i passeggeri, siamo quasi murati qui dentro. Non insormontabile, ma può essere un problema. I ricercatori usano complessi modelli matematici per calcolare il flusso dei passeggeri e l'accessibilità, considerando diversi prototipi, orari, fermate e linee di autobus in tutta Europa. Vogliamo studiare quanto cambia con layout diversi. Vogliamo capire come questi cambiamenti impattano le performance relative a tempi di sosta, capienza o accessibilità. I test vengono effettuati non soltanto attraverso modelli grafici, ma anche su modelli di autobus in legno. Questo modellino è stato pensato in modo modulare, così possiamo apportare dei cambiamenti. Ad esempio, possiamo creare un diverso frontale o diversi tipi di sedili, oppure possiamo cambiare il numero delle porte dell'autobus. E poi possiamo verificare come questi cambiamenti incidono sul flusso dei passeggeri. Vi
Vicino Parigi, un gruppo di scienziati ha sviluppato una piattaforma dove è possibile far convergere tutte le funzioni informatico-tecnologiche di un autobus. I conducenti possono controllare da questo piccolo schermo tutti i device elettronici presenti sull'autobus, incluso GPS, le informazioni sul traffico in tempo reale, il consumo energetico, il conto dei passeggeri, l'obliterazione dei biglietti e lo stato di manutenzione del veicolo. Per un fabbricante di veicoli, questo sistema permetterà di avere veicoli predisposti per un sistema elettronico di gestione. Per gli operatori del trasporto si semplificherà l'installazione e la manutenzione degli apparecchi elettronici. Per l'utente, questo sistema garantisce un servizio multifunzione. L'informazione viaggerà da punto a punto lungo tutto il tragitto. In un laboratorio di ergonomia si usano dei simulatori per valutare le necessità dei conducenti. Sono presi in esame due scenari, le tranquille strade di Dresda e il caos di Roma. Offrendo il loro punto di vista ai conducenti aiutano a costruire la loro cabina ideale. La struttura globale è ben concepita. Posso raggiungere facilmente pulsanti e volante. Quello che vorrei è avere un contatore di velocità analogico e non digitale. Sarebbe bello avere anche uno spazio dove poter lasciare le nostre cose e dove poter mettere una bottiglia d'acqua. Criteri come spaziosità, comfort e visibilità sono tenuti in grande considerazione. I ricercatori sono riusciti a svelare alcune delle differenze tra conducenti del nord e del sud Europa. Ci sono anche degli aspetti valutati a seconda delle città, ad esempio Roma o Dresda. I conducenti di Roma sono più preoccupati per la sicurezza. Una cabina di pilotaggio aperta come qui non interessa. A Dresda, invece, interessa avere spazi personali dove mettere le cose, cosa assolutamente non prioritaria a Roma. Nicht an erster Stelle. Per i ricercatori la sfida è riuscire a introdurre queste scoperte all'interno dei nuovi modelli di autobus. E non mancano nuovi progetti già in cantiere. In 20 anni avremo autobus modulari che possono attaccare un po' come i tram, attaccare e staccare pezzi a seconda della capacità di persone che devono portare. Avremo autobus che sono completamente controllati, il cui stato di salute a livello di motore, a livello di porte, di funzionamento di porte è controllato in remoto dall'ufficio, quindi senza pericoli di avere l'autobus fermo in mezzo alla strada e di dover interrompere il servizio. Ma una piena rivoluzione tecnologica che veda protagonista l'autobus, secondo i ricercatori, può essere efficiente solo se completata con una nuova generazione di infrastrutture urbane.